direzione, direzione Clavarezza. Direzione Clavarezza, ragazzi. Stai bevendo? No, beh, ti puoi vedere, infatti non si vede un cazzo. Direzione Clavarezza, siamo in mezzo a nulla, gente, eh. Siamo veramente... Oh, c'ho gli abbaglianti accesi, non si vede, non si suona una sega, non si vede, ragazzi. Dico solo questo, siamo in mezzo a nulla. Queste qua sono le stradine di Clavarezza, sono quasi un film horror, ragazzi. E non ancora, il meglio deve ancora arrivare, il meglio deve ancora arrivare. Ma come vedrete, ragazzi, il meglio deve ancora arrivare. Allora, chasse, una brava, Drusia, ancora, ancora. Sembra un film horror. E guarda, veramente, non si vede un cazzo, solo arbusti e strade di me. Strade, guarda, l'ambra ci si può essere per quanto sono bucate. Ho una macchina, attenzione, c'è una macchina, un essere vivente, ragazzi. Fammi il fari. Mi ha fatto gli abbaglianti addosso in faccia, poverino, vero? Andiamo nel raccolto, sono ancora abbaglianti. Allora, comunque, ragazzi. In mezzo a nulla, va, che bello. Andiamo a dormire in mezzo a nulla. Questo è il bar di Clavarezza. A destra il fiume, a sinistra i monti. Il monte a sinistra. E in mezzo? In mezzo niente. Comunque veramente, cioè non so se il video rende, vi giuro, illuminazione zero. Non c'è neanche un lampione, niente. Cioè, quando una persona si perde, sono cazzi, perché se nessuno conosce strade, io conoscendole, vengo da piccolo, qua fin da piccolo, ormai le strade le conosco bene. Però vi giuro che se una persona venisse qua si perderebbe in 2 secondi. È una persona non del posto, ecco. Ora fra poco inizia il salitone, ragazzi, fra poco inizia il salitone, vedrete. Mega salitone, ragazzi, questo ancora è niente, ragazzi. Tra un po' comincia il mega salitone, acceleriamo un pochettino. E qua sto al centro, tanto non c'è nessuno, sto in mezzo alla strada, tanto non c'è un cazzo di nessuno. Se qualcuno vedrà sicuramente i fari. Stai a dormire. Stai a dormire, ragazzi. Ah, che meraviglia. Che bello. Stai a dormire, spacco le noci, Giusia. Fra poco, scora, come paghiamo, come per Clavarezza. Come paghiamo, come Clavarezza. Carsassina, già non inquietante. Molino Vecchio, c'eravamo un po' quanto dritto. Ciaretta, Villa Fontana, nomi molto originali. Vai di buca? Cioè, Blair Witch Project proprio, ragazzi. Blair Witch Project. Siamo veramente in mezzo a nulla, gente. Tra un po' la connessione. Sembra GTA, cadrà. Sembra GTA, veramente. Di notte, a mezzanotte piena, solo che qui non puoi prendere, rubare la macchina, non ce n'è. Oh, avete visto una macchina finora a parte quella di prima? No, a parte quelle parcheggiate, vabbè, anche in movimento potrebbe neanche, perché ce ne ho viste forse 2 al massimo, ragazzi. Bidone, qualche bidone a terra, che poi di giorno è un bel paesino, mi piaceva, vediamo di notte, casottino. Cioè io nel lontano, cos'era? Nel lontano 2010 ci portai 2 ragazze di Novosibirsk, della Russia siberiana, e gli ho detto: ragazzi, guardate che io abito, cioè io posso soltanto ospitarvi perché tramite il coach surfing, posso solo ospitarvi a Clavarezza. Ah, va bene, ok, perfetto. La portate qua, cazzo, è
erano inquietate, erano spaventatissime. Ma sono da Siberia, sono abituato a poca gente. Sì, però non così poca. Alla fine non ho Sibis, che cazzo, quanto sono milioni di abitanti. Sì. E quindi alla fine. Fa 10. Qua sono 12 abitanti d'inverno e 60 che villeggianti d'estate. Ma ce ne saranno una sessantina. Ora tra poco inizia la parte bella, ragazzi, vedete? Tra poco inizia la parte figa, perché inizia la salita per andare a Clavarezza, perché a destra si svolta Mulino Vecchio. Dove c'è un buon bar che fa la colazione. C'è un buon bar, fa la colazione buona, c'è la piscina. Invece a sinistra c'è Clavarezza, dove c'è la casa di campagna di villeggiatura. Fin da quando ero bambino, ragazzi. E ora si va a Clavarezza, qua da lì Mimmo, Domenico. Clavarezza, che bello nome Porcile, che bel nome Porcile. Porcile. Questo nome programma, ragazzi. E ora andiamo a Clavarezza. Clavarezza, dice Clavarezza. Porcile cos'è, quello che fa a casa tua? Dopo Clavarezza c'è Porcile. C'è Porcile, sì. Quello che qua, essendo che è a strada altissima, bisogna mettere sempre la prima per accelerare un pochettino, sennò qua non tira abbastanza. Nelle curve bisogna passare in prima, nelle curve, che sennò qua. Qua è veramente inquietante, cioè, perché uno conosce il posto, è inquietante. C'è solo una macchina. Dopo sta macchina qua c'è il nulla, signori, c'è il nulla. Vedrete, ragazzi, macchina abbandonata. Un gatto. Guarda un gatto, un micio. Cot. Koshka e licotte, io ne snaio. Femmina maschio non si sa. Genshina, muscina, l'ambrella detto ci vorrebbe qua per le buche. È vero. È vero, qua ci si può essere perché è pieno di buche, ragazzi. Siamo a Clavarezza. Guarda, là sopra, la lieva a Clavarezza, là. Vedete? Le luci di Clavarezza. Quelle quattro luci. Esatto, a sinistra. Guarda, qua c'è una curva. Vabbè, messo per sbaglio. Curva? Curva, non quella curva. Una curva normale. Ok. Il buio totale. Possiamo pure spegnere, tanto non si sente un cazzo. Possiamo pure spegnere la radio. Qua non prendo un cazzo. Qua, ragazzi, il telefono non prendono i telefoni. Se vi perdete, siete morti. Sono cazzi vostri. Che telefoni non prendono, signori. Prende forse un po' la Vodafone. Appena la guida, basta. Mamma mia, che strada. Qua sotto, cioè, chi finisce giù di sotto sono cazzi suoi. Qua non ci sono protezioni. Qua non ci sono protezioni. Chi finisce giù di sotto finisce a valle, ma tipo ci sono 100 metri per arrivare a valle, quindi sono cavoli vostri. Insomma, devo venire sì o no a Clavarezza? Tu ci devi venire a Clavarezza, perché comunque alla fine è un posto ospitale, soltanto che devi farti accompagnare da qualcuno, se no sono cazzi. Perché la strada non, se non si conosce, la strada sono cazzi qua. Vedete, va come tutto quanto curve, si sale in mezzo a nulla. Tante, a volte, tante curve. A volte sbucano cinghiali, a volte sbucano maiali, volpi, mucche. No, le mucche non ci sono di giorno, ci sono, ma neanche più, perché c'era un tempo le mucche. Vedete che bella la strada sta qua, guardate che meraviglia. Tac. Go to Clavarezza. Guarda che meraviglia. Tac. Ti ho interrotto il video ogni momento. Hai interrotto il video? Come mai? Non io, ho fatto dell'USB, non ho capito. Ah, beh, sì, perché scarico completamente, forse il cellulare, vabbè. Comunque, ragazzi, vedete qua. Si continua. Ci siamo quasi. Allora, qua la figata è che se sbucasse un cinghiale sarebbero veramente cazzi amari, perché lo citeremo in pieno. Qua ogni tanto mi è capitato un paio di volte di vedere delle di volpini sbucare, però niente di preoccupante, finché sono volpi scappano, ma anche i cinghiali, però il problema è che se becchi i cinghiali con i piccoli, andare in prima, sennò qua si spegne, perché se fossero i cinghiali con i piccoli, lì sono cazzi. E un cinghiale se lo centri con la macchina, ti sfasci la macchina, magari non si fa neanche un cazzo. E poi inizia a dire tante volte bliat. E poi vedete qua, ragazzi, cioè qua a sinistra c'è il prao, che sarebbero gli orti, un termine genovese che non so cosa cazzo voglia dire, penso significhi orti o qualcosa del genere, non lo so. E qua a sinistra ci sono gli orti dei contadini, qua vedete, qua ci sono le recinzioni, ok, inizia qua, poi qua continua. Un film horror. Sì. Un film horror, perché comunque qua non so se si riesce a vedere. No, non c'è niente per ora. Non so se si riesce a vedere bene, comunque è praticamente non c'è nessuna illuminazione qua, veramente. Se vi si spegne la macchina, se vi si spegne la macchina. Sei con gli abbaglianti. Sì, con gli abbaglianti per forza, se non vedi un cazzo.
Guardate qua a destra, no, non ancora, la strada dopo, la curva dopo, vedrete qualcosa di interessante, ragazzi, ve lo faccio vedere. Questo è veramente interessante. Qua devo tirarci al massimo perché sennò mi si spegne la macchina, andare abbastanza veloce. Poi rallentare nelle curve, andare in prima, ritirare, perché c'ho il metano, l'auto a metano, la potenza non è la stessa della benzina. Qua a destra c'è la strada nuova, vedete ragazzi, e qua un quadro cartello a doppia naposta, attenzione, pericolo mucche, cioè spettacolo, il cartello con le mucche, perché potevano sbucare le mucche da un momento all'altro, le mucche assassine. Ma oggi una volpe abbiamo visto. Eh sì, se succede, potrebbe accadere. Questo può andare in terza perché è dritto, tranquillamente in terza, ma anche no perché non ci tira già più un cazzo, andiamo in seconda. Allora, vedete qua ragazzi, noi paghiamo per clavarizzi, noi paghiamo per clavarizzi, go to clavarizza. Ecco, clavarizza, vedete quelle, finalmente vediamo un'anima viva, vediamo civiltà, cioè ragazzi c'è civiltà lì, è finita la desolazione, del nulla. Praticamente 20 pensionati sono. Sì, sono, gli hanno beccato, sono 5-6 pensionati, qualche famiglia con i bambini che vengono qua in villeggiatura, la maggioranza degli autoctoni sono rimasti tipo in 3. E niente, vedete qua che bello ragazzi, ecco qua. Iniziano le macchine, comunque ci sono dei villeggianti qua, vedete quante macchine sono già parcheggiate, mi sa che non perché avevano anche un parcheggio libero oggi. Qua a sinistra c'è la Varezza, ma che meraviglia, vale. Oh, il nulla, adesso qua tutto quanto occupato, mi sembra il destino ragazzi. Vediamo un po' qua, se ci va di culo c'è parcheggio, neanche, inizia che se ci va di culo manco per cazzo, manco per cazzo. Attenzione, che culo, no. Che fortuna. Sempre il posto tuo questo. Sempre il posto mio. Culo, io mi infilo lì, guarda, c'è anche qua. Qui ma allora sai cosa ti dico, mi metto lì perché almeno l'indomani con l'ombra, l'indomani c'è il inciso che c'è l'albero che fa ombra, parzialmente ombra, perché lì c'è l'alberello, per metà giornata fa ombra, quindi lo mettiamo qua. Vabbè, benvenuti, benvenuti a Clavarizza, faremo anche un video su Clavarizza breve. Dobre pozdravati da Clavarizza Italia. Spaccone non ci sono, fregato. Spaccone non c'è, Drusia, quello lì mi sa che è rimasto ancora un parcheggio, quindi è andata bene.